Ciao ragazzi, noi siamo i Poco Gamers. Io sono Tsuki. E io sono Ryoza. E benvenuti a questa nuova amichevole con gli iscritti. Settimana a riposo, settimana a fare figure brutte, E non è che posso fare sempre io le figure brutte. Non ci sta neanche metricamente. Infatti. Comunque, è il turno di Francesco. Ciao Francesco. Francesco, perché è scritto così, è troppo bellino. Su Discord, sì, poi sono troppo bello. Troppo Francesco. Bellino, Francesco. Comunque, complimenti. S50 è... Ho già mandato il numero di stanza, ricontrollo di averlo scritto giusto, sì, è giustissimo. Ma l'abbiamo fatto il vlog, è switchato, ma non ne sono resa conto. Ok, perfetto. Allora, nel mentre che lo aspettiamo, vi invitiamo a passare dai nostri amici della community italiana di Captain Super Dream Team su Facebook. Ti dirò di più, c'è stato anche un momento di sfarfallamento in cui si è visto solo il campo da calcio senza il gioco. Bene, lo rivedremo in Inti. Sì, vabbè, è un nanosecondo. A dopo! A dopo! Eccoci qua! Ti imbroglio! Dai, è bellissimo, è epico, hai vinto! Hai vinto! Adoro! Best nome ever, ti imbroglio! Fantastico! Occhio però che se ti imbroglia vuol dire che attira l'RNG, poi c'ha quel Ken che fa male anche lui. Come se fa male, adesso è un po' scomparso dai radar dal meta, però avete visto quanto è cambiata la mia squadra da mercoledì a oggi. Prima un nuovo Gito, non ha molti bond, attenzione, ma c'è quel nuovo Gito, io attenzione che non ha molti bond. Potresti giocartela, Tsuki. Allora, com'è il Michelo del... Dovrebbe uscire oggi, in teoria, no? Sì, dovrebbe essere uscito... Cioè, voi vedete il video oggi, quindi oggi. Esatto. Per noi non è ancora uscito, quindi... Sicuramente avremo già una nostra opinione, ma fateci sapere nei commenti com'è, se l'avete trovato. Speriamo di... trovare qualcosa anche noi, perché a seconda di come sarà, di colore eccetera, pulleremo veramente off camera, perché come sapete io non faccio multi e DC, sono anti DC ormai. Lol. Vediamo un attimo se Tsuki riesce a costruire l'azione. Vediamo un po'. Sì. Io ho beccato Santana. Vediamo come sono messa lì. Devi fare il passaggio bello, Zu, se vuoi farcela. Allora, c'ho Zen. Poi magari devo passare per forza di Azzi, perché c'è anche questa mazza. Quindi vediamo un po'. Forse un po' più. Matcherai sicuramente Gito, sappile. Se ti svigli non si sente. Non è vero, non è vero. Mi stava zittendo e dicendo che non è vero. Al solito maltrattamento di Ryo, raga, nei commenti. Ryo maltrattato. Allora, il blocco di potenza, quando c'è il blocco prende tutto il capo, c'è il lato più colore. Vediamo un po' se lo imbroglio. Vediamo se è lui che imbroglia me come nome del team o se io imbroglio lui. Vediamo un po' se però fanno lo stesso. Vabbè, si è combinato. Ma non devi matcharlo, te l'ho anche detto. Non devi matcharlo. Senti, mister passaggi perfetti in area di rigore. Io non sono come te. Ma non hai guidato la Levi, non a Diaz. Ma se c'era in mezzo Sawada. Ma non la vede nemmeno Sawada. Era troppo vicino perché avesse abbastanza. Perché perdesse abbastanza il passaggio di Grandios. Vabbè. Poi stai giocando, tu hai fatto la tua scelta, non ti lamentare con me. Tu non criticare. Ah, no, perché tu hai visto il passaggio perfetto. Se lo fai il personaggio sbagliato, è chiaro che mi ci gito. Vabbè. Tra i due mali preferisco. Poi sono io quella che ha maltratto, Sono io. Tu che ha maltratto, certo. Esatto. Abbiamo le prove. Il nostro team di investigatori privati ha raccolto un dossier su Tsuki dei Boko Gamers e dei suoi continui maltrattamenti a Rio.
adesso se non ci fosse la musica di Tsubasa metterei una musica tipo thriller, tipo quei programmi che mettono in TV di analisi, indagini, cose misteriose, poi carte random bianche perché tanto non c'è frega niente quello che c'è scritto, giusto per far vedere che ci sono dei commenti. Sì, sì, l'ho vabbè, angolatissimo. Sembra di averla già vissuta questa situazione. Vero? Ho una sorta di déjà vu in effetti. Tu pensa che io faccia schifo a giocare e metta mi piace? No, non l'ho mai detto questo, Comunque vedi, 20 minuti. Vabbè. Va bene. Avevo un capello nel telefono. Ah, ok. Se volevi che giocassi con un capello qui in mezzo, no, magari. No, ho detto ok che ha perso molto impeto, ma addirittura andare con la skin bianca mi sembrava un po' eccessivo, ecco. C'è, io non ho parole. Quanta non fiducia che ha nelle mie. Ma no, è mi scliccato. Era una battuta. Mamma mia, ma quanto sei suscettibile. Sono a prendere, sono a prendere. No, non è colpato. Adesso prima c'è. Ok, allora. Allora, lui dovresti passare. Ma perché ogni volta che gioco mi cola il naso? Secondo me è l'emozione. Boh. Sai, più sei emozionata più ti cola il naso. Maledetto raffreddore. Ma però non posso farlo adesso che devo giocare. Vabbè, vediamo i suoi parametri, ma penso che Diaz in full power ce la faccia. Nonostante tutto. Invece no, potrebbe non farcela. Soprattutto c'è anche il Valsic adesso. Che skill ha? Te la prende se non la prende. Ma la prende? Deja vu, parte 2! Ma anche te! Ma che cavolo lo sai che hai cheat? Ma non ci ma sono anche senza parte. Cheat l'hanno ben preso, l'ho fatto troppo vicino di parametri. Vabbè. Non l'hai vista, aveva 30k di contrasto. E poi, prima abbiamo detto, non ha molti bond vedendo il numero, ma non sapevo la percentuale. Magari ce li ha altri di percentuale. Ma fatto sta che anche questo è perso. Esagerata, siete sullo 0-0. Finché non fischia l'arbitro la fine e sei sotto non hai perso, Mi piacciono i ragionamenti bullisti, lo sai. Tre si critica out of nowhere, va bene così. Vabbè, intanto lì non poteva fare nulla, lo sai. Penso che sia più alto di Bond, perché ne sì. Era già addosso. No, ma già i parametri sto prendendo. Allora, numericamente non ne aveva tantissima, forse in percentuale di super. Bisognerebbe fare un calcolo però. Vabbè, in teoria mi dovrebbe averne tantissima in PC, però sta spammando skill da un'ora, è morto. Così non è grande su stesso, ma non mi posso solo passare, sai che cos'è un tempo di manipolazione? Ma lol. I due mi erano già presso. Mamma mia, che ansia. Ma non sono giocatori, sono dei segugi, cioè, che stavano addosso col fiato sul collo come dei condor appollaiati. So chi tiro ma balla. Ma cos'è?
scusa, ti avevo spostato a via. No, vabbè! Cosa? Cosa? No, 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 no. Allora, questo gol no, per favore. Mi sta venendo in mente Zucchi che diceva: non serve più andare, ormai è finito. Siccome era una vendetta. Allora, devo respirare ancora. Come faccio a inserire il Vaul? Allora è molto semplice. No, ci vedo troppo. O tolgo Levi. 1.5 ti dà Grandios, 1 ti dà Levi. Allora, mi pare che devo. Proviamoci, dai, voglio provare ad ascoltare i Ciocobini per una buona volta. Un passo a 24, vai. Grande, o se lo puoi tenere così? Non ne sono molto convinta. Radunga lo hai skillato? Metto la sedia. Sì, in teoria. Sai che se metti lui CD avanzi CA Sawada, forse sale ancora di bomba. Giusto per fare la prova, qui puoi annullarlo. Mm-hmm. Perché non stai togliendo lui? E che cavolo devo togliere? Ah, perdono, aspetta. Vediamo un po' quanto sali. Ti fa tenere poca roba, dai. Vabbè, dai, ci provo. Voglio darti sicuro? Ascolto. No, sì. Era per... Voglio era darti per ascolto, dire. Dai. Io ci sto a fare gli esperimenti. Ok, ha tolto Zito. Dai, era spompato. Appunto. Diaz, torna indietro, non sto facendo. La prendo io, mister! La prendo io la palla! Tu devi conservarti la stamina! La tolgo io allo spagnolo la palla! Tu devi conservare la stamina! No, mister, adesso la recupero! Guardi come gli spezzo le gambe, mister! Ho imparato dal Diaz bocca di Rio! No, io ancora mi vergogno per quel gol, cioè. Bisogna vedere quanto caricava di parata, perché con il killer di parata di Levin Samurai è abbastanza infido. Tsubasa versus Tsubasa. Esatto. Fantastico. Cioè, sono ancora esterno. Comunque, se si salita solo di 0.5, vuol dire che Grandios dà il 2%. Perché 1.5 di sette lo dà la versione verde. Io non mi ricordo. Poi bisognerebbe vedere bene, è stata fatta un po' in fretta. Ok. Però dunque, il problema è che non ha un blocco, mi sa. Infatti, io farei il tipo blocco 1%. Perché tanto in teoria se vuol fare un passaggio o un copiatore dovrebbe prendere la roba. Incredibile. Ha fatto così. E niente, avremmo sbagliato. Ha tirato dopo. Va bene, andiamo! A fare schifo, poi, dai. Oh, tutti che mettono il tiro del media a questo base. Ok, cheat. Alla grande. Ok, non c'è molta differenza di stato, proprio se c'è molta differenza di... Il problema è che questo qui l'altra volta mi ha fatto male, quindi... Beh, dovevi andare per forza con la Z. Per forza, con questo mostro... Ok, perfetto. Giusto così. Poi ho visto anche un critico arcobaleno. Quindi... Così, alza... Sarebbe... No, sì. Ma che miracolo, è giustizio! Sarebbe stato giusto anche senza critico. Ho detto, così a carta. Non scherziamo, dai! Tirava 32k, non tirava niente di che. Che rischio! Rivaul l'ha presa, incredibile.
Voglio provarla. Voglio provarla, è da qua. Intanto adesso me la prendo. Io penso che andrà di contrasto con Sawada, intercetto con Michael e blocco con Igawa. Igawa è C23. C'è qualcuno che lo usa ancora a titolare. Però io voglio vedere questa animazione. Vediamo un po'. Allora, in questi... Se non ha... Non cantiamo vittoria. Infatti, questo è lo Fighissima! Ah, ok, l'intercetto è perfetto, non c'è problema. Vediamo un po' quanto mi fa il foul. Intanto non lo vedo. Non lo vedo. Foul di foul col tiro della schiena rotta che non l'ho mai visto. Eeeh, critico arcobaleno. Poi mi devo far dire quanto gli tirava. Intanto gli è arrivato. A quanto ha caricato, dai. Comunque eri quasi full stamina. Eri 36k, prima sarà arrivato a 35,5. Dai, non è che sono. Andiamo alla Zacombina. Zacombina, zio, arriva. No, no. Ehi, è arrivata una mina. Un missile terra-terra, mi sa. Oh, yeah. Oh, mia. È partito. La sarda che c'è dentro di me è partita. Ciao Genzo! Ciao Zenzo! Adesso tutti quanti nei commenti: Zucchi, visto che l'hai usato, esatto, il foul! Visto che sei scema, continuare a usare il foul! Addirittura! Oh, Levin ha segnato! E quindi abbiamo ragione, sia voi che io praticamente abbiamo avuto ragione. È Diaz che ha fatto brutta figura! Anzi, esatto! In realtà, cioè... No, aspetta, in realtà Diaz ha fatto il suo compito, ha spompato Gito! Ha spompato Gito, ha fatto il suo anche Diaz. Lo spettatore qua oggi è stato un Achilleus, mi sa. Perché persino Gentile ha fatto il suo in difesa. Cioè, seriamente, come l'intercetto? Ho mai visto Gentile che si triggera. Mentre invece è Kals, colpa anche mia, che così subito il blocco. Ma probabilmente l'avresti fatto comunque. Mi sentirò meno in colpa. Ovviamente. Ma ha matchato due brutti clienti. Qua è ma easy. Sempre al contrario! No, è giusto così! Contrasto con un intercetto con l'altro, lo devi fare. Tanto se tira da lì cosa vuoi che faccia? Vada! L'ho detta, raga, l'ho detta! Vabbè! Ma perché ce l'ha solo A? Serve il dribbling S su questo. Veloci. Alla grande! Medizu, ti vedo più concentrata oggi. Viene la legge, chiaro. Ma non c'è niente da fare. Troppo debole. Dopo calcolo le percentuali però, perché mi sembrano basse alcune stats rispetto all'impressione che ho avuto nel primo tempo. Ah, Wairanino bellino, carino. Sono indecisa. Mi sono trovata bene prima. Il problema è che non ci passi. Mannaggia, bravo, bella lettura. Beh, vabbè. Qua aveva 18 giocatori, quindi è normale che vada a contrasto. Il mio Wairan. Quanto mi manca. Sopra. Anche a me. No, io non l'ho mai avuto, dimenticavo. Dai. Io tutt'oggi, raga, non ho mai trovato quello Wairan. È vero, comunque, mai. Ormai non si usa. Vabbè. Che esagerazione contro Tsubasa. Dai, se la avete, proprio. Questo è bullismo. Passami, Angelo. No, ma non ha molti bomb, è troppo basso di stanza. Ho avuto un'impressione sbagliata vedendo Gito, perché è lui che è OP. Gito è OP. Non ha molti bomb, era giusta l'impressione iniziale, mi sa. Però devo togliermi il dubbio, dopo mi faccio il fermo immagine sul team e calcoli bomb. Sì, certo. Radunga, bello. Lo passerei sicuramente, Radunga. Ah, ma anche finiti 5. Sì. Tanto ormai per chiudere in bellezza.
no. Vabbè, se lo buchi col no, banana da fumare. No, prego, no, no, no. È già abbassato Levi per questa partita. Ma forse non caricava abbastanza Zenzo, te lo sto dicendo. È andato di blocco, no. No. Ciao. No. Zenzo a metà sta. No, no, ti prego. No, ti prego. Comunque, grazie per la qualità. Ringraziamo le baguette. Dai. Sì, dai. Sarebbe stato troppo. Con la zona di sicurezza carica abbastanza. E niente. Comunque, raga, adesso avete capito come si fa per vincere. Inizi la partita lamentandoti, inizi a piagnucolare dicendo che la partita è persa e poi la porti a casa 2-0 senza rischiare nulla. Oh, non è vero! Questo è lo stile di Zucchi. Oh, come ti permetti? È quello che hai fatto, se lo ero. Non vorrei dire. Io lo sai? No, non di nuovo. Che poi mi tocca raccontare al lavoro che sono caduto dalle scale. E niente, è stata una bella partita, grazie Francesco. Grazie mille. Mamma mia. Il tuo team broio è bellissimo. Adoro. Best nome ever 2021. Ah vabbè, appena iniziato, quindi non è che ancora conti tantissimo, ho detto così, è best team name ever. Ce la puoi fare, Dio. Grazie. Anche tu ce la puoi fare a vincere, hai visto? E niente raga, speriamo che il video vi sia piaciuto, l'amichevole è stata molto divertente. Beh, la verità sono molto... io ho riso come un pazzo, non so voi. E niente, se volete vedere il dossier segreto sul modo in cui Zucchi maltratta Rio, dovete per forza fare ciò che adesso Zucchi vi inviterà a fare. Seguiteci su tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione, iscrivetevi al canale, condividete, mettete mi piace, attivate la campanella, supportateci con tutte le sensazioni, passate a trovare i nostri amici della comunità italiana di Captain Svalda Delivery su Facebook e noi ci vediamo alla prossima. E niente, bravissimo, ho provato a metterla in difficoltà dandole l'assist sbagliato, ma è perfetta, cioè, grandissima. La Queen Zucchi. Alla prossima. Alla prossima. Non si chiude il video prima della fine, qua. Dobbiamo far crescere la famiglia dei Ciocomini! Qui in alto vedrete noi e Bocco in versione mignon. Cliccando su di noi e attivando la campanella non vi perderete mai più i nostri video. Fate conoscere i Poco Gamers a tutti i vostri amici e lasciateci un like e un commento per dire la vostra. Grazie per essere arrivati sin qui nonostante i due. Ci vediamo qui. Alla prossima!